sono diventati tutti cardinali, serie e non idee proprie e critiche. Il programma di destra ve lo facciamo noi, i prodi di prodi, che compagnia, né di Gesù né di Marx. Ma noi non vogliamo, vero? Continuiamo a tenere duro. Ciao, buon lavoro e buon anno. Così Pirola celebrava e io gli risposi, però uno di quei massisti onesti troppi che cerchi, tu hai trovato i lavori come lui hai lavorato, come con altri hai lavorato una vita, e mi risponde, è vero, sì, ma D'Alberto è l'unica eccezione, e come sai, l'eccezionale come D'Alberto conferma la regola, purtroppo. La Salvatore Santoro, Salvatore e Gino Giugni, io parlo del Bibbio, il Bibbio è un proprio, come si può dire, quasi raffigurante la natura della scelta radicalmente diversa dell'uomo Salvatore e dello studioso Salvatore rispetto a tutti gli altri. Salvatore e Gino Giugni erano stretti amici anche di famiglia da giovani, insomma, perché erano studiati insieme. Giugni un giorno gli telefonò dicendo: sto uscendo di casa per andare a iscrivermi al Partito Socialista, vieni anche tu? E D'Alberto gli rispose: guarda, sto uscendo anch'io per andare a iscrivermi al Partito Comunista. E da allora tra loro praticamente si ruppe ogni rapporto. Io chiamo il Bibbio, il Bibbio in cui D'Alberto ripudia la strada della professione dell'intellettuale come classe oggetto a sé stante, sceglie la strada della militanza di mettere la scienza e il suo sapere al servizio del movimento operaio, della classe dei comunisti del partito di Gramsci e di Togliatti, che con la sua elaborazione strategica è stato quello che ha convinto D'Alberto che quel che raccontavano i comunisti non erano solo cose belle, come lui per alcuni anni ha pensato, ma cose che si potevano anche realizzare proprio tramite quella strategia. Il punto centrale, che vale per noi tutti oggi, non basta dire, ma occorre indicare, non basta dire vogliamo il socialismo, ma occorre indicare e mostrare la strategia e i mezzi credibili e realizzabili per realizzare i fini conclamati. E questo è quello che aveva convinto D'Alberto grazie a Togliatti. E il non capire questo da parte della sinistra politica e sindacale è stato il cruccio di D'Alberto da quando il movimento operaio politico e sindacale e la sinistra hanno abbandonato la strategia delle riforme sociali, democratizzazione, socializzazione dell'economia e dello Stato, del controllo politico e sociale dei piani di impresa. In una parola, l'abbandono della programmazione democratica dell'economia per attuare la democrazia sociale prefigurata dalla Costituzione, nella convergenza politico-culturale di cattolici, sociali e comunisti, di Dossetti con Togliatti, e nella divergenza di essi e dell'intera assemblea costituente dai Calamandrei e dai suoi del Partito d'Azione, vale a dire i Ciampi, i Bocchio, i Lamalfa, eccetera. Calamandrei generò persino l'ilarità dell'assemblea, dicendo di non capire cosa significasse l'interesse sociale e il controllo sociale dell'impresa, e rimase il solo a sostenere il presidenzialismo. Eppure, nonostante questa assodata verità storica, il Fatto, il Manifesto, gli intellettuali, i giuristi di professione che sui giornali scrivono, indicano proprio in Calamandrei l'unico vero grande che è stato appunto l'unico vero grande sconfitto della Costituzione, lo indicano come il padre della Costituzione. Cioè non ci si può poi tanto meravigliare se, come ci è stato messaggiato da qualcuno, il Manifesto con tale Fabozzi ha fatto una commemorazione, ha applaudito a un certo Zanon, ma non ha mai ricordato neanche in un rigo Salvatore D'Alberto.
Salvatore scelse volontariamente di non appartenere all'establishment e tantomeno agli apparati di partito, di sindacato, del giornalismo e del giuridicismo. La libertà non si compra mai, ma si paga sempre. Pienamente consapevole di questo, D'Alberto rinuncia coscientemente a seguire il percorso tradizionale del professore, del docente, dello studioso di diritto amministrativo e di diritto pubblico e economico, del costituzionalista, eccetera, malgrado fosse destinato a primeggiare tra coloro che sono diventati quelli che il fascismo chiamava giuristi di chiara fama, quelli che stanno sui giornali, quelli che senza vergogna di pagare per questo con la rinuncia al rigore della scienza e della coscienza. Può dirsi questo simbolicamente, a mio avviso, il bivio di chi era destinato ad una brillante carriera di intellettuale, giurista, costituzionalista, il quale inizia viceversa un percorso di avvicinamento alla classe operaia fino a fondersi con essa nella forma di intellettuale organico, nel classico senso marxiano e comunista, nella forma di lotta vera, che per essere tale deve appunto essere lotta sia pratica che lotta teorica contro la borghesia e quindi contro anche la sua cultura giuridica del diritto, dello Stato e della Costituzione. Lotta pratica sociale e lotta teorica. Se si scinde, non certo per cattiveria, ma per generosità o per onorare quella che è la sua grandezza anche di eccesso teorico, io credo che gli si faccia torto, un grande torto, a Salvatore D'Albergo. La parola chiave per lui era, anche del marxismo, era quella della storia, era di la natura e il carattere processuale, il processo. Devo a questo proposito, riconosciuto appunto la necessità di non scindere la persona, l'intellettuale, lo studioso, le sue capacità straordinarie di mente e di memoria dalla persona, io credo che non si è conosciuto e non si sa chi è veramente D'Alberto, se ad esempio non lo si è visto mettere in pratica durante incontri, assemblee, conferenze di ogni tipo, qualunque fosse il tema, la forza della sua pluridisciplinarietà e onestà del suo pensiero, del suo essere persona sociale a tutto tondo. Se non si considera, non si è mai visto in una grande fabbrica, una grande mensa siepata di lavoratori, o all'interno del Teatro Lirico di Milano, stipato di lavoratori convocati dal sindacato, tutti in piedi ad applaudirlo come ad acclamarlo. O, come anche Andrea Cartone ha constatato avvenire in altre parti d'Italia, assemblee sinis morte, semi-morte, stufe, stanche, ravvivarsi immediatamente, accendersi, anzi incendiarsi persino improvvisamente quando Salvatore iniziava a parlare fino a quando finiva di intervenire. E poi dopo, con la fila di lavoratori che lo cercavano, lo circondavano come per ringraziarlo di aver affermato con la sua mai retorica ma sempre molto concettuale analisi, la sua vis polemica che metteva in imbarazzo partito, quello che loro stessi volevano dire, cioè i lavoratori, era come se loro volessero ringraziare di aver detto quello che loro avrebbero voluto dire e non gli era riuscito di dire, anzi di dire e di gridare, e che già avevano espresso la loro partecipazione e vicinanza in modo del tutto opposto a quanto riservato agli interventi dei dirigenti, che Salvatore non temeva di denunciare con costrutto sostanzioso e ragionato, anche quando era veemente, non solo applaudendo, ma alzandosi in piedi e col braccio teso e il pugno chiuso durante al termine dell'intervento di D'Alberto. Accompagnavano ogni sua parola, ogni sua frase, come se in quel momento non fosse lui ma loro stessi a parlare. Già con la sua sola presenza, ancor più quando superava gli ostacoli delle dirigenze che cercavano sempre di impedirgli di parlare,
marginalizzava, talvolta ridicolizzava in senso culturale e politico, non per scelta sua, ma tramite il comportamento oggettivo delle platee, le dirigenze tipizzate del tipo di quelle di Vendola, Bertinotti, eccetera. Cito quest'ultimo perché, oltre ad essere, per così dire, un simbolo dell'analfabetismo politico e dell'attuale insignificanza culturale di certo sindacalismo, mi viene alla mente quel che di lui disse Pirola. Pirola disse, dopo aver partecipato contro la Casa Culturale, mentre riprendevo, dice Pirola, a proposito di Bertinotti, mentre riprendevo l'abbandonato tema della democrazia in fabbrica, Bertinotti si sporgeva dal tavolo e mi guardava come fosse un marziano, chiedendo agli altri della presidenza: ma chi è questo qui? Da dove viene? Da dove viene? Lo stesso, cioè, che quando era segretario della CGIL nazionale, venne nel salone della CGIL Lombardia a sostenere la trasformazione delle USL in azienda, dando ragione all'altro segretario nazionale della CGIL, vale a dire Cazzola, che oggi è stato in Forza Italia, e che Saltatore aveva identificato di destra ben prima di quando passò a Forza Italia, come tanti altri di sinistra, in quanto con Saltatore andavamo sempre alla radice dei connotati culturali e teorici, cogliendo la nascosta matrice di destra, che al punto tale che questo Cazzola,